storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le leggi. We'll be right back.
Porta alle origini dell'università e della prima polizia che lui ha gestito e attraverso la quale ha fatto tutto un percorso che dovrebbero ricordare in molti, non solo attraverso la lettura del libro, ma attraverso l'esempio che ha dato e continua a dare. Ecco, questo è il motivo fondamentale per cui abbiamo ritenuto come associazione che fa una serie di eventi della nostra Genova. Io passo adesso la parola a Gaetano Cuozzo, che è il regista della giornata di oggi. Buonasera a tutti, io ringrazio della presenza di tanti amici e quindi credo che l'incontro di oggi debba avere tre persone con caratteristiche evidentemente, sono tre persone con caratteristiche evidentemente differenti e noi speriamo di poter dare in questa sera un qualche messaggio. Buonasera, siccome ero certo che questa sera vi sarebbero stati degli specialisti che avrebbero trattato il tema della sicurezza con molta più competenza di me, io mi sono messo su un altro piano. Perché poi ripetere le cose non ha senso, per cui preferisco, anche perché questo libro che presentiamo mi è stato consegnato mercoledì pomeriggio, il giorno 13. E oggi siamo venerdì 15. Già detto? Mi sono messo subito a leggerlo, e nonostante sono giorni in cui ci sono tanti impegni, passando all'indice e poi dalla nota dell'editore in avanti. Per finirlo mi manca solo l'appendice che è stata aggiunta alla nuova edizione. Gli sbirri non mi sono mai piaciuti, un'utopia senza nemmeno vigili urbani, dove il diritto, la giustizia e la maestà della legge regolamentano la convivenza per forza di inerzia. Evento politico, anthropos fusei politikon zoion. Essere fusei, cioè per natura, individui politici, significa avere nel DNA la struttura. Molti, nessuna reciproca tra di loro e all'interno dello Stato, gli stessi corpi dello Stato in lotta tra di loro. Ecco, questo è il sogno di utopia, la Tommaso Moro, ma so che non è così la colpa, semmai è una demenza senza cura. Ma solo i pazzi, gli irresponsabili, sono spesso i poeti che aprono alla vita e al suo senso, senza volere scomodare con questo Erasmo di Rotterdam e l'elogio della follia, o morias encomion. Abile teologicamente, perché non succube della teologia ufficiale romana. Grazie, collega. Lei ha la fortuna di avere l'attenuante dell'avverbio di quantità poco affidabile, mentre chi le parla è del tutto non equilibrato perché, cito parole testuali, in lui si manifestavano segni positivi di vocazione negativa. Il regno di Francesco aveva la coscienza di non essere quello che era per gentile concessione, ma lo era per nascita
e per vocazione, pagina 21. Loro potevano governare il suo lavoro, potevano comandarlo esteriormente, ma non potevano mai disporre della sua anima e del suo pensiero. Quando si dice che chi nasce libero non sarà mai schiavo. Io le posso firmare a occhi chiusi. Tale dal 93 al 94 ed ha firmato lo Statuto dei Lavoratori. Quello statuto che io... Avranno forse lo stesso DNA? L'interrogativo credo che sia legittimato. Odissea del sottotitolo mi pare quanto mai indovinata, perché a leggere il libro si è presi quasi dal bisogno di arrivare fino in fondo, perché è un viaggio che ciascuno di noi in varia misura ha sperimentato e forse anche subito. Quando tornai per la prima volta in licenza a Pescara, indossando la scintillante uniforme, pagina 22, che negli anni 70, quando io prendevo messa, le dice: pur orgoglioso delle scelte del figlio, sei un idealista, ve la faranno pagare. Risvolto di copertina e pagina 97. E mia mamma, che fu sempre contraria al mio ingresso in seminario, all'età di 15 anni compiuti, perché sei così indipendente e idealista che non andrai mai d'accordo con i preti e te la faranno pagare. Una scelta di vita. Io non l'ho mai, solo letta per i preti. C'è stata una scelta di vita, pagina 21. Per me diventare ed essere prete è sempre stato il mio unico ed esclusivo desiderio, che ho appagato in pienezza. L'effetto di solitudine è una delle filigrane che accompagna questo libro. Penso che anche il commissario, cito, da pagina 305, collocato a riposo d'ufficio, modo nobile di persone ignobili per dire: finalmente riusciamo a toglierti di mezzo. Le risparmio la locuzione latina più raffinata: levati dai coglioni. Nelle ultime elezioni politiche mi hanno offerto due proposte di candidatura alle europee, cioè questa una è precedentemente alle politiche, altre due. Io ho scritto al cardinale, ho risposto subito di no, perché la mia strada è essere prete, è chiusa e sigillata. C'era presente il protone di esecuzione, avevano preparato tutti i documenti per ridurmi allo stato laicale. E quando lui prima mi chiede di parlarmi, mentre gli altri stavano lì, io tiro fuori la lettera di tre giorni prima con cui rifiutavo, è diventato di tutti i colori. Hai fatto tutto tu. Non hanno potuto giubilarmi perché lo desideravano, per dire: hai visto, la colpa è tua, sei tu che te ne vai, non noi che ti mandiamo via. Nel codice di diritto canonico, quando un prete o un vescovo dà le dimissioni o gliele fanno dare, lo fanno sempre per motivi di età o di salute. Se non c'è l'età, è la salute. Se c'è l'età, c'è l'età. Chi vive su questo crinale deve sapere di vivere come forestiero nella sua patria, in una permanente resistenza, irta di mine anti-uomo, di filo spinato, di trappole e spesso di gas incendiario e mortale. Via legalità, provate a dire queste parole in Parlamento, vi buttano fuori. Siamo convinti che, cito da pagina 67, i poliziotti non potevano né dovevano essere utilizzati come guardiani armati,
contro altri lavoratori. Teotto fosse più manovrato come forza bruta, carne da macello o capro espiatorio, ma divenisse protagonista consapevole per una società più giusta, democratica e umana. Nella nomina a Genova del questore Antonio Sciaraffia o Sciaraffia, in sostituzione di Emilio Santillo, c'è lo stesso rapporto che esiste tra il pompiere e l'incendio. Santillo era sempre presente, anche quando sembrava assente, e ogni sbirro lo sentiva vicino e accanto, mentre con Sciaraffia, virgolette, pagina 72, l'unica occasione di incontro collegiale fu quando, con tanto di ordinanza di servizio, questore in testa, dovemmo andare tutti a porgere gli auguri di Pasqua al cardinale Siri. Ciclostili e carta e altro materiale di libertà, seguito dalla polizia che spiava ogni movimento. Ho sempre sentito e vissuto come un attentato alla vita ogni attacco o limitazione alla mia libertà. Il libro, che come un maiale non butta via niente, in una forma letteraria straordinaria e fluente, fa rivivere i momenti più tragici che la memoria collettiva ha rimosso, ma che sono indispensabili per capire ciò che sta accadendo oggi. Anni di piombo, l'Italicus del 74, pagina 78-81. Oggi non c'è più l'Italicus. In effetti, una messa come protesta di alta diplomazia. Cossiga, in Francia, Mani Pulite, l'ultimo incontro con Don Gallo, libro. È bene che lo cominci di giorno, perché se lo comincia di sera non riuscirà ad addormentarsi finché non sarà arrivato alla fine. L'autore sprigiona in ogni pagina la sua, pagina 131, ansia democratica, che riesce a trasfondere al lettore fino all'emozione, fino alla commozione. Quando questo accade, i valori e i principi della Costituzione democratica si realizzano, anche se sono contrastati e combattuti da chi avrebbe dovuto rappresentarli. Il libro fa apparire facile vivere la Carta Suprema nella piena normalità, anzi, nell'ordinarietà della propria professione. In conclusione, se può farlo uno, e se uno, come Ennio, vi è riuscito, vuol dire che vi possono riuscire tutti. Possiamo riuscirci tutti. Sant'Agostino si è convertito leggendo le vite di alcuni cristiani e alla fine ha detto: «Si isti et iste, cur non ego?» Se ce l'hanno fatta questi e queste, uomini e donne, perché non io? Se ce l'ha fatto Ennio ad avere quest'ansia democratica in ogni piega della sua vita, vuol dire che noi possiamo sperare e possiamo farcela fino in fondo. Non solo di un popolo annegato nel sangue per il narcisismo di chi cercava la soluzione per imporre uno stato militare. A quei ragazzi e a quelle donne e a quegli uomini di 15 anni fa vorrei dire: se può esistere un solo commissario come Ennio Di Francesco, possiamo ancora, potete, dobbiamo ancora sperare. La democrazia e la legalità sono possibili per tutti, per i cittadini sovrani, per i politici servi del popolo e per gli sbirri delegati alla sicurezza e alla tutela degli uni e degli altri, sempre e solo in difesa dei diritti e dei doveri della Carta Costituzionale, che è il rifugio di tutti. Caro Ennio, lei ha perfettamente ragione.
come scrive a pagina 140, non ci fermeranno. Partecipata o a stare in parrocchie senza parrocchiani, ma anche specialmente a dare la vita con gioia, perché sappiamo che è semplicemente il nostro dovere per oggi e per domani. Quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e poi perda la propria vita? Marco 8,36. Preferiamo regalare la nostra vita a un ideale di altissimo valore, senza piegarci davanti al sopruso, perché nel dono c'è la forma più grande di amore. Nessun tanta amarezza nel libro, ma nessun rimpianto, nessuna recriminazione, nessun complesso di persecuzione. Noi abbiamo scelto questa vita perché è stata una scelta di vita e ci assumiamo tutta la responsabilità e il peso. Grazie. Paolo, che in una serata è vero, costituzione di democrazia, di legalità che sono legate al principio della sicurezza. E allora vede qui il Presidente, che ringraziamo per la sua disponibilità, vorremmo che ci dia queste indicazioni in termini di partecipazione e non di partiticazione, non di partiti ma di politica, di scelte. Perché siamo veramente preoccupati che nel nostro paese questo elemento, Paolo lo diceva prima, Paolo Feninelli ha sempre questo modo di trasmettere che poi ci emoziona, tra l'altro. Stiamo veramente in un crinale molto pericoloso. Allora essere attenti a tutto, ciascuno nel suo piccolo, in quello che può fare, ad evitare che questo crinale diventi veramente scivoloso e difficile da recuperare. Abbiamo la necessità di riflettere, di trovare il modo per fare argine a questi pericoli. Quindi Costituzione, democrazia e legalità legate evidentemente alla sicurezza e al sistema che devono essere attivati. Grazie a voi. È un po' di tempo che nel prendere la parola in pubblico mi trovo vicino a dei preti e non so se sia una brutta cosa, un brutto segno o un buon segno. È una condanna. Però non posso sottrarmi dal condividere con voi un'emozione fortissima che, proprio come magistrato che all'epoca degli anni di piombo era la Procura della Repubblica, e che si è sempre posto il problema della pacificazione di questo paese, non posso non comunicarvi l'emozione che ho provato questa mattina nel vedere una fotografia che è comparsa su Repubblica in un gruppo di persone, di amici, no? Erano amici, ma che strani amici erano, che curiosi amici, che impossibili, no? Amici sembravano essere i terroristi, gente che aveva ucciso e le vittime insieme. Mi è venuto in mente, vedendo nel filmato, l'immagine di quello, oramai un'icona della ribellione e della violenza, di quel ragazzo che spara ad altezza d'uomo e che ammazzerà un poliziotto. In quella fotografia c'è quel ragazzo e c'è il figlio o la figlia, non so, di quel poliziotto che non ha mai visto suo padre. Ecco, io credo che quello di cui ha bisogno un adolescente per suscitarne l'indignazione, e effettivamente il ragazzo ha detto ma è matto questo provocatore, come l'ha chiamato lui. Beh, dico, matto mi pare poco. No, perché offrirsi così a viso scoperto e farsi scoprire non è nel popolo. Quindi da una violenza sporadica e scoperta solo in certi momenti, a un'ambigua, nascosta, ma pronta ad esplodere quando se ne offre l'occasione di farlo impunemente. È Giotto, mi fa molto piacere che ci sia oggi tra noi il signor Cestaro, che è responsabile di una sentenza che ha portato in primo piano un problema, il problema della tortura. Ho letto recentemente che
proprio in relazione ai fatti di Milano, privata della possibilità di torturare la polizia, si trovasse nell'impossibilità di operare. Questo è un discorso che non è assolutamente, è grottesco, ed è grottesco anche che nessuno si sia levato contro questo tipo di affermazioni. La tesi delle mani ridicole, delle mani legate, è una tesi ridicola. È una tesi che nasce anche, devo dire, molte volte l'assenza di senso dello Stato non è frutto di una volontà di eversiva, nasce dall'ignoranza. Bastava leggere la sentenza della Corte di Strasburgo per capire che in realtà quei giudici si stupivano non tanto del fatto che l'Italia non avesse, certamente è un obbligo al quale l'Italia deve adempiere, introdotto il reato, il nome iuris di tortura, ma del fatto che per esempio i poliziotti non fossero identificabili. Queste sono le cose che hanno lasciato attoniti i poliziotti, non potevano, no? E di più ancora il fatto che lo Stato si sia frapposto in tutti i modi all'individuazione dei responsabili. Nell'età noi abbiamo guardato il dito, cioè la mancanza dell'assenza di questo nuovo reato, e oggi ci combattiamo su come costruire, su come scriverlo, quando poi sarebbe molto semplice, perché la nozione di tortura è già stata data dalla Convenzione di New York. Non c'è soltanto bisogno di prendere questa nozione e trasferirla nel codice penale, prevedendo delle aggravanti quando la tortura sia attuata da pubblici ufficiali. Vedete, si guarda il dito e non si guarda viceversa la luna. La luna è la violenza di Stato, è la questione della violenza e della funzione stessa della polizia nel nostro paese. Nel momento in cui noi abbiamo accettato di essere un paese disarmato, cioè abbiamo dato alla polizia il monopolio della violenza. Non accade così in altri paesi. Se ti rivolgi alla radio che negli Stati Uniti muoiono per opera della polizia più di mille persone sono uccise dalla polizia, per non dire poi di quante persone muoiono per la totale libertà di dotarsi di armi, anche le più micidiali, che deve essere forza in sé, deve nascere dal rispetto dei cittadini, dal sapersi conquistare anche questo rispetto e questa ammirazione. Quindi il problema oggi è la violenza di Stato, della funzione stessa dello Stato, la funzione della polizia a difesa dei cittadini e non in un ambiguo rapporto di complicità con i poteri forti e sempre più ostili alla Costituzione, alla legalità e a un'idea civile e condivisa di Stato. Grazie. Presidente Marchesiello, mi pare che abbiamo qualche complementare quello che ha detto prima Paolo con quello che ha detto adesso il Presidente Marchesiello. Io sono un uomo di parte, dico subito, nei confronti di Ennio Di Francesco, perché siamo nati, diciamo così, come funzionari nello stesso posto. Negli anni 70, nei primissimi anni 70, arriva in questura un giovane funzionario da Salerno, che ero io, e viene assegnato alla squadra mobile della questura. Ho letto poi dal libro che sono stato più fortunato di Ennio, perché quando è arrivato lui, un anno dopo, l'hanno messo alla notturna e lì c'è stato per due anni o tre, non mi ricordo qua. Comunque a me toccò di andare alla squadra mobile e di prendere contatti con personaggi che ritrovo qui dentro citati, tutti vecchi amici, qualcheduno purtroppo non c'è più, ma tutta gente che aveva caratteristiche nulla avevano a che vedere con lo sbirro. Io non ricordo di aver incontrato sbirri durante la mia carriera di commissario di pubblica sicurezza alla squadra mobile di Genova. Sono stato dal 68 al 75. In questo periodo ho
momento di sindacalizzazione della polizia. Facevo parte di un gruppo di carbonari, Forleo è venuto dopo. Forleo l'abbiamo incontrato qualche anno dopo. Prima c'eravamo, per la verità, Ennio, io, Fedele ed altri. E ricordo, mi faceva vedere adesso, Ennio, io non la conoscevo, non l'ho mai vista, una riservata, si chiamano così ancora, credo, del questore Sciaraffia, che era quello di cui tu facevi riferimento prima, che a una domanda del Ministero degli Interni rispondeva di seguito alla lettera, e l'aveva pronunciata per la prima quindicina del Corriere, un'assemblea degli appartenenti alla polizia allo scopo di promuovere, uscendo dalla clandestinità, la costituzione del sindacato. Ora, oggi è da ridere, questa era roba da andare in galera, o comunque in galera da essere messi nelle condizioni di non agire. Sciaraffia continua, poi dice che il sobillatore questo di Francesco, che ogni tanto viene da Roma, che chiama gli agenti, che gli telefona, che si vedono in una trattoria. La trattoria era alla fine della Val Polcevera, da quelle parti, e noi andavamo lì con macchine di amici perché venivano a controllarci le targhe per vedere chi c'era, chi non c'era, e fare poi segnalazione di questo genere qua. Lo dico perché il clima era quello, ma noi, per la verità, non lo avvertivamo come un fatto negativo, lo avvertivamo come una missione da fare. I tossicodipendenti come soggetti vittime e non come personaggi da arrestare e da mettere in galera. Ennio cita spesso questa cosa della droga perché gli è rimasta impressa, anche perché era un argomento su cui si è molto speso. Se chi leggerà il libro, chi l'ha già letto, si accorgerà che praticamente il filo rosso che segue la sua carriera, i fili rossi sono tre. Uno è Genova, che lui non ha mai abbandonato, anche del discutere dell'approfondire della delinquenza, la più ampia, forse ha fatto arricchire chissà quanti camorristi, chissà quanti intranghetisti su questa faccenda qui. Chissà, poi sarebbe bello fare un'analisi sui motivi per cui questa cosa sia andata così, non si è riusciti a bloccare. Nel libro Ennio dà qualche indicazione su come si potrebbe fare per il professionale, e la sua carriera professionale è legata soprattutto ad aspetti. Voi sapete che la polizia ha tre funzioni importanti: giudiziaria, politica e attiva. La squadra mobile, la polizia politica, che ha fatto più che fa polizia politica, è quello che fa più carriera, perché ovviamente ha più informazioni. Noi invece abbiamo fatto la polizia per strada, e vicino alla gente. Le citazioni che ci sono tutte legate a persone che hanno dato anche in Liguria, anche a Genova, un contributo importante. La Costa, con il Cenisio Legarà, l'Assadore, Don Dubì, sindacale, dove Ennio veramente ha dato un contributo forte in questo senso, in funzione di una, insisto, missione legata alla democratizzazione di un corpo che doveva essere. E talore mucugno contro chi turba la mia riservatezza. Sono solita aprire le braccia a chiunque metti in pace a godere la mia bellezza e la mia ospitalità. Che dolore assistere poi a scontri annunciati tra gas lacrimogeni, pietre, biglie di ferro, spranghe e bombe incendiarie. Vedere tanti ragazzi, in divisa o no, ingiuriarsi, odiarsi e picchiarsi, provocati da banda di pigliacchi già vestiti di lutto.
che amarezza letterare così nella storia e nella cultura. Proprio nelle mie vie dove per prima poliziotti metallurgici, carabinieri, cavalli e cittadini, dopo i tremanti anni del passato, si erano di nuovo stretti in ritrovata pace le mani. Io, Genova, avevo gli occhi pieni di lacrime, rabbia, fumogeni, sangue. Poi, Dio mio, anche di morte con quel ragazzo dei miei piccoli in passamontagna accaduto di violenza nella violenza, per reazioni terrorizzate di fratelli verso altri in divisa. Tutto sembra passato, adesso è la vergogna, il singulto del pianto, il silenzio della distruzione del lutto. Nella capitale si cercheranno colpe e capi espiatori, arriveranno parole sode per cercare di sanare il mio corpo massacrato. Forse gli daranno anche una medaglia allo scempio civile. Rituali del dopo. Chi penserà allo strazio della mia anima? Ma sono solo una città, per tanti, una cosa. Ennio Di Francesco, 22 luglio 2001. Perché siamo qui? Io credo, dicevo Don Farinetto, che c'è uno spirito che aleggia tra di noi. Vedete, io qualche sedia è vuota, oppure io vedo tra di voi i tanti che via via sono andati, non ci sono più. Quozzo citava la signora Costa, Mandadori, Passadori, ma tutto bene, il capitano tutto bene, oggi abbiamo visto la figlia Rossa, di Guido Rossa, ecco, sono tutti tra di voi, tra di noi, quindi c'è uno spirito che va verso un'unità di armonia. Diceva Don Paolo, io avrei potuto essere forse un poliziotto, un commissario. Io avrei potuto essere, io e Ennio Di Francesco, forse un sacerdote, non lo so. So che un pericolo del genere è avvenuto ed è il ricordo più bello forse che ho. Ed è in una frase che Don Andrea Gallo, 6 mesi prima di morire, mi scrisse una testimonianza, ed è nel retro, e dice: voglio rendere testimonianza a Ennio di come si può essere commissario di polizia e buon cristiano. Ero di passaggio l'ultima volta, siamo venuti con Mario Arpaglia, che tra l'altro ringrazio, 2 anni fa a svolgere un incontro qui al Museo dell'Immigrazione, e quindi ho cercato di contattare con Gallo e sono andato a trovarlo nella sua chiesa di San Benedetto, e c'era anche il buon Maglio Di Salvo, che vedo qui, un giornalista dei Soni, capelli un po' bianchi. Maglio, se ha purtroppo il tempo va avanti così, dona soltanto, e io lo chiamo il Mattarella bis, perché se notate ha una somiglianza. Quindi eravamo in questa chiesetta, poca gente la chiesetta, quindi Don Gallo che scende con il suo abito talare e comincia a dire messa, una messa con pochi parrocchiani. E a un certo punto deve avermi riconosciuto, dire, si ferma a me. Quella che diciamo la messa, mi sono trovato totalmente spaesato, e però sono salito, quindi ci siamo stretti la mano e abbiamo recitato il Padre Nostro insieme. È una foto che poi Maglio ha immortalato e quindi me la porto dietro come uno dei più bei ricordi. Allora, ma per venire al dunque, nulla è casuale. Io dicevo prima, caso è quando la provvidenza non ha voluto mettere la firma. Allora, stamattina ho incontrato il mio fratello Frank, passando. Ieri è massacrato durante
mattina che era con una sua classe in un incontro che abbiamo fatto con tanti studenti, ricordando un episodio che nessuno magari ricorda, neanche a Genova. A Genova nel 1937 un piroscafo, partendo da Genova, carico di 1300 emigranti, arrivato alle coste dinanzi all'Argentina, affonda, si sfila sostanzialmente un'elica e questo piroscafo comincia pian piano ad affondare. Era carico di emigranti con le loro valigie di cartone, con i loro sogni che andavano verso... E Mario Arpad ha ritrovato un filmato di quell'epoca. Ecco. Sabina Rossa oggi è venuta e mi ha detto: Ennio, hai letto l'articolo su Repubblica, che è quello a cui si riferiva il Presidente? E in effetti l'ho preso, perché non l'avevo letto. Dice: il segreto del cardinale Martini univa vittime e terroristi, cioè cercava di mettere insieme la radice del dolore perché dal dolore si possa costruire. E in fondo quel dolore attraverso cui passa nostro Signore Gesù Cristo, dal dolore rinasce. E allora non è casuale che, pur sapendo che era difficile il momento, vediamo di incontrarci. E ha usato lui un termine, non parlo di riconciliazione, in questo libro, che hanno avuto violenze da parte di coloro che dovevano, di chi doveva custodire, di chi doveva assicurare, di esigere sempre la verità più assoluta, totale, come ha fatto lui. Però accanto a quell'esigenza assoluta di verità giudiziaria, e uso qui le parole di Papa Francesco, se non può trovarsi un meccanismo di misericordia che possa far sì che non ci debba essere lo stereotipo del poliziotto cattivo solo perché è poliziotto. Io non ho appreso la sentenza di Strasburgo, perché in quel momento qualcosa nel meccanismo è impazzito. E allora bisognava andare alla ricerca fondamentale di perché quel meccanismo fosse impazzito. E io lo dico nel libro. È stata trovata una verità giudiziaria, non è stata trovata una verità ontologica, morale. E questo si sta ripercuotendo, per cui sono contento che qui ci siano. Perché? Vedete, vi cito soltanto un episodio. Non so se qualcuno di voi, su Facebook una volta è apparsa, poco tempo fa, la foto di una ragazza, si è fatto un selfie probabilmente, ed è una ragazza che sta quasi baciando teneramente il casco dove dietro c'è un poliziotto. Si vede che questo giovane poliziotto in ordine pubblico è impacciato, non sa che cosa fare. E quindi questa foto va sui giornali. E qualcuno commenta: è un gesto scherzoso, eccetera, eccetera. Bene, io pure cado in questo meccanismo e mi faceva piacere. Allora, questa ragazza sente la necessità di precisare su un giornale, apparso, e su Facebook: io, assolutamente, un gesto galante, provocatorio, io non so chi sia che quel poliziotto, ma io, chiunque dietro un casco di quel genere, io lo voglio vedere impiccato e con la testa in giù. Allora, sono degli stereotipi che stanno andando avanti e che io cerco di, in qualche maniera, di portare un pezzettino di informazione. A quella ragazza gli ho risposto, gli ho detto: cara ragazza, tu probabilmente non sai, non conosci, vedi, mentre senti di dover dire che dietro quella visiera c'è uno cattivo, chiunque sia, eccetera. Erano i giorni dell'alluvione in Sardegna. Quel giorno stesso una camionetta con dei poliziotti era caduta
mentre soccorrevano qualcuno, e due poliziotti erano morti. Ecco, allora non vorrei che questi stereotipi diventassero strumento di nuova lotta sottile tra poveri, mentre magari c'è chi con un clic si prende milioni e milioni e decine di milioni di liquidazioni, hanno interesse a separare e dividere. Allora, in quel momento, che cosa ha rappresentato il movimento di polizia? Su Damasco probabilmente si incontra e prende coscienza di qualche cosa. Sant'Agostino, quando nelle sue confessioni dice: ma allora, quella scintilla ha portato a delle conquiste, diceva giustamente il procuratore, polizia, perché ci sono carabinieri, finanzieri, poliziotti. Tutto bene, ricordavo che qui è stato massacrato, è stato mio capitano dei carabinieri, che ho fatto anche l'ufficiale dei carabinieri, per un po' di tante all'intersiglio. Un crocifisso, lo ricordavo a Sabina, fatto di bulloni di ferro. Allora, è possibile tornare? No, non me l'ha tirato Guido Rosi, perché io ero la mobile, come dice, ci mandarono dinanzi all'intersiglio, c'era un assembramento di gente che voleva manifestare, scioperare. Cominciamo a parlare e dissi qualche cosa, anzi, non so se, non credo che sia qui. C'era tra i miei poliziotti un ragazzo coraggiosissimo, perché l'ho detto di Gennaro, l'ho detto a tutti quanti: se un funzionario diventa un funzionario, se un ufficiale diventa ufficiale importante, se è perché dietro c'è un povero lavoratore di polizia che si chiama appuntato, una guardia. Io mi commuovo quando penso al mio appuntato Fiorenza, che non c'è più, che quando andavamo a fare un'irruzione cercava di togliermi da parte. Dico: ma Fiorenza, ma che fa? E dottor, ma se quelli sparano è meglio che il colpo me lo prenda io, volevo dire, perché allora c'è tutto quella scintilla che è nata, che ha portato a... Però c'era una cosa importante: noi facendo quelle manifestazioni di Carbonari, per cui ci scrivevano dietro, lui non l'ha letto, ma ci sono delle frasi di: è venuto qui il famigerato dottor Ennio Di Francesco, che si è messo con la cerca di sobbillare. Però stava avvenendo qualche cosa di più importante: noi realizzavamo dei diritti, di chiudete gli occhi e immaginate che in quell'epoca, io lo dicevo, avete visto in una foto, io sono un vice comandante generale dell'arma in un convegno internazionale. A quell'epoca i poliziotti, i carabinieri, mi era considerata famiglia illegittima, venivano puniti, quindi, però al di là di questo, quindi diritti per tutti, questa è una lettera di un convegno che mi scrisse e Oscar Mammì, ormai era vecchio, e ha detto una cosa importante. Vedete, tipo, dice: la riforma, ve la leggo perché lui già stava molto male, quindi non potette partecipare a quella riunione, ed è di pochi anni fa. La riforma del 1981 ha corretto un'anomalia del sistema italiano, dovuta al timore di un colpo di Stato. Quindi lui riporta quel periodo al 1974, quando questi si tentavano delle cose per la sicurezza del nostro paese. C'era stato il golpe in Cile, cioè, c'era Berlinguer che portava avanti un discorso nuovo. Allora abbiamo rappresentato probabilmente un qualche cosa. Mi avvio alla conclusione: io non vorrei che si ritornasse a cui la divaricazione tra polizia e cittadini ripassasse attraverso questo sottile antagonismo, che è ancora più difficile da poter affrontare. Per cui chiunque qui che porta avanti un discorso può parlare. Io di questa che ci saremo incontrati ho scritto alla Repubblica, perché mi piacerebbe tanto, e tornando al discorso che nulla è casuale, perché è apparso questa mattina, il cardinale Martini dice: troviamo al di là
delle differenze. Se c'è una parola di misericordia su cui si può ricostruire. Ed è questo lo spirito che secondo me aleggia nelle parole di Papa Francesco, è lo spirito che aleggia sicuramente in quello che ha detto Paolo Ferrinelli, che ringrazio, è lo spirito che aleggia nel senso di giustizia che indicava il Presidente, nei ricordi di Gaetano, in tutti quanti voi. A me piacerebbe tanto, mi sono abbracciare, perché sono convinto che se Stefano Cucchi avesse come suo credo fondamentale inconscio, deve diventare una specie di riflesso alla Pavlov. Io, il mio rispetto, il riflesso condizionale, è mettermi al servizio di quel ragazzo, costi quello che costi, quindi trattarlo nella sua dignità. Gaetano ricorda, tanti ragazzi, parla della droga, qui abbiamo visto ragazzi morire. Io la prima ragazza che mi morì nelle braccia era una ragazza di 16 anni, con il suo ago ancora sporco di siringa, perché eravamo andati a fare una perquisizione da un trafficante e c'era lei nascosta in un dietro questo santo. Quindi da allora è diventata una battaglia continua. Quindi sono quello che ha arrestato Marco Pannella dicendo sì, non possono finire in galera i tossicomani, hanno fatto pagare anche. Ma guardiamo ai marsigliesi, guardiamo a chi si arricchisce dietro al traffico di droga, eccetera, eccetera. Però ci sono anche ragazzi che sono venuti poi a dire io sono uscito dal tunnel della droga, ce l'ho fatta, ce la possiamo fare tutti quanti insieme. Diamoci un po', prendiamoci un po' per mano, non soltanto le mani nostre qui, ma le mani di quelli che non ci sono più. Di quelli che il 9 maggio, noi ci siamo riuniti col Presidente della Repubblica, il 9 maggio si riuniscono, ed è l'antidoto che c'è in questo paese, le vittime del terrorismo. Beh, voi vedete una sala di quartiere piena di 400-500 persone che si sono immolate per il servizio di sicurezza degli altri. Allora, prendendo le mani con loro, probabilmente possiamo costruire una società migliore. Io sono molto commosso perché oggi sono passato davanti alla mia vecchia università, mi sono fatto fare da Mario una foto e mi sono rivisto quando mi sono laureato all'Università di Genova nel 1964. Lui mi ha fatto una foto e dico, sono cambiati un po' i tempi, però mettiamocela sempre tutta. E concludo con una lettera che mi ha mandato Norberto Bobbio, che forse non è, che probabilmente sta andando via, dice, non sto bene, caro dottore, mi sento solo, molto solo, però dobbiamo continuare ad andare avanti, tutti quanti insieme, resistere. Quindi questo è il messaggio, è come dare una staffetta. Io la do, qui ci sono dei giovani, la passo anche a voi, c'erano tanti ragazzi oggi, quindi grazie di tutto, grazie a voi con tutto il cuore e mi darà la benedizione. Lo finirei così, ringraziando Paolo Ferrinelli, Marco Piero e Di Francesco, e dando appuntamento a qualche altro incontro di questo genere. Grazie ancora. Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare.